il perimetro della giurisdizione, da strumento di sanzione dei reati e definizione delle controversie, si è via via dilatato al punto tale che si è arrivati a pretendere di stabilire con una sentenza chi debba condurre il TG1 delle ore 20. Assistiamo con forte preoccupazione allo sfaldamento esplicito delle garanzie che la legge pone a presidio di quel principio inviolabile, caposaldo della giurisdizione, che è il diritto di difesa. Se con la scusa che direttamente o indirettamente c'è di mezzo magari il Presidente del Consiglio, accettiamo tutto questo, cari amici, io non credo che avremo legittimato solo l'uso di armi non convenzionali per liquidare in un dato momento storico una stagione politica. Ci assumeremo anche la grave responsabilità di spogliare dei suoi diritti ogni cittadino. Il virus del conflitto, a me pare, si stia inoculando fin dentro l'ordine giudiziario. Noi abbiamo sempre pensato che i magistrati politicizzati fossero una minoranza rumorosa, agguerrita, ma pur sempre una minoranza, e invece il meccanismo si sta pericolosamente incistando, mettendo a rischio lo stesso potere giudiziario. Il problema va ben oltre una stagione politica e il pervicace tentativo di liquidarla per via giudiziaria. Il gioco non vede il destino di un leader, di un partito o di una coalizione, ma una concezione della giustizia e una concezione dello stesso Stato di diritto. Fatto un bilancio un po' negativo del rapporto oggi tra magistratura e politica. Negativo. Non era un bilancio negativo? Terrificante. La speranza che un dibattito franco, non molto aspro, perché non dirlo, possa portare a conclusione che realizzi un obiettivo che tutti abbiamo, di rendere più efficace la giustizia. Il sistema giudiziario va riformato, però secondo lei il processo breve, il processo lungo, adesso il DDL e le intercettazioni sono gli strumenti per riformare la giustizia? L'abuso di intercettazioni sotto gli occhi di tutti servono regole, la Camera stanno modificando, valutando rispetto al testo votato dal Senato, quindi tutto si può dire tranne che non sia stato aperto il confronto. Ma per quanto riguarda i testimoni, cosiddetto processo lungo, è una legge che deve consentire la possibilità alla difesa di ascoltare dei testi. A Milano sono stati arbitrariamente, in un recente processo in corso ancora a Berlusconi, cancellati i testimoni. La ragionevole durata poi dei processi, perché non si chiama processo breve la legge, non punta sulla prescrizione dei processi, punta su una ragionevole durata. Se i processi non vengono poi svolti in un tempo ragionevole, questo però non garantisce. Adesso devo andare, c'è una conferenza stampa l'ultima. Quindi voi andrete avanti con l'idea delle intercettazioni nonostante le polemiche? Tutti, indistintamente, anche le opposizioni dicono che l'attuale sistema non è assolutamente più sopportabile. Quindi poi una riforma bisogna farla, qualcuno se ne dovrà assumere la responsabilità.